Oggi partiamo a gamba tesa, video pippone, jolly. E per chi si chiedesse, ma tutti gli altri che ci hai promesso, li faremo tutti. Partiamo con il jolly perché tra le mani abbiamo un oggetto in anteprima molto interessante. Ma prima di mostrarvelo, devo dirvi una cosa. Noi il 27 novembre torneremo finalmente in Sud America dalla Tenerona. E oramai sapete benissimo che tutta la nostra attrezzatura elettronica per lavorare la portiamo da casa. Poi se vi interessa, video pippone dedicato su come l'abbiamo dislocata. Ce li portiamo da casa perché qualsiasi oggetto spedito all'Italia verrebbe bloccato in frontiera. Che significa? Significa che se noi ci troviamo in Argentina, verrebbe bloccato a Buenos Aires. Se ci troviamo in Cile, verrebbe bloccato a Santiago del Cile. Se ci troviamo in Perù, verrebbe bloccato a Lima. Praticamente viene bloccato in tutte le grandi città dove arrivano i voli intercontinentali. Quindi saremo costretti ad andare in dogana, percorrere anche 2000 km perché le distanze sono enormi. Ed inoltre per sdoganare il pacco, ovvero per importarlo all'interno del paese, bisogna pagare una tassa che spesso e volentieri equivale al valore del pacco spedito. Detto questo, per aumentare la qualità dei nostri contenuti, ma soprattutto semplificare la vita lavorativa, dalla Insta360 Ace Pro che conoscete bene, ci ho fatto un video, lo trovate sul canale, passiamo alla Insta360 Ace Pro 2, e cioè da questa a questa. In maniera velocissima, questo è quello che troverete all'interno della confezione: la camera, cavo di ricarica, una seconda batteria, classiche istruzioni in diverse lingue, troverete anche la lingua italiana, adesivi Insta360 e un supporto a sgancio rapido. Ed ora, come dico sempre, la domanda nasce spontanea: vale la pena fare il passaggio dalla Ace Pro alla Ace Pro 2? Per rispondere a questa domanda dobbiamo spostare tutto, fare largo, prendere i nostri fogli e parlare del formato PAL e del formato NTSC. Per semplificare al massimo, perché il discorso è veramente complicato, queste due sigle PAL e NTSC non sono altro che dei sistemi di codifica a colori. Significa che sono dei sistemi utilizzati quando c'è stato il passaggio netto dalla televisione in bianco e nero alla televisione a colori. L'NTSC è stato inventato negli Stati Uniti nel 1953, mentre il sistema PAL è stato inventato in Germania fine anni 50. Il sistema NTSC è caratterizzato da una risoluzione di 480 righe, mentre il sistema PAL da 576 righe, quindi la qualità è migliore del sistema PAL, ma il sistema NTSC ha 60 frame al secondo contro i 50 del sistema PAL. Il sistema PAL è arrivato successivamente al sistema NTSC sia per far fronte a delle instabilità, ma anche per adeguarlo alla rete domestica. Che significa? Significa che negli Stati Uniti hanno una rete di 120 volts a 60 Hz, mentre in Italia, in Europa, abbiamo una rete di 220-230 volts a 50 Hz. E adesso qualcuno si starà chiedendo: ma Francesco, che cosa sono gli Hz? Continuando con i nostri schemini, possiamo definire l'Hz come l'unità di misura della frequenza. Per farla ancora più semplice, possiamo dire che un Hz equivale a un evento o a un impulso al secondo. Che significa? Vi faccio un esempio. Prendete il classico orologio da polso dove avete la lancetta dei secondi. Il ticchettio di quella lancetta si verifica una volta al secondo, quindi possiamo dire tranquillamente che quel ticchettio avrà una frequenza di un Hz. Spostandoci invece alla cosa che più ci interessa, ovvero all'elettromagnetismo, la corrente alternata che arriva nelle nostre prese elettriche domestiche in Italia o in Europa abbiamo visto che è di 50 Hz, mentre negli Stati Uniti o magari in Giappone e in altre parti del mondo abbiamo 60 Hz. Arrivati a questo punto, tenete duro perché siamo quasi alla fine. Spostandoci agli FPS che ci interessano in prima persona in questo video, ovvero i frame per secondo, cioè le immagini che abbiamo all'interno di un secondo di video, che possiamo definire frequenza di riproduzione dei fotogrammi che compongono un filmato, e parlando di frequenza possiamo misurarla in Hertz, ma che in termini di fotogrammi chiameremo più comunemente FPS. Ora, dopo tutto questo pippone, possiamo rispondere ad una domanda e ad una curiosità. La domanda è: Francesco, ma che impostazioni utilizzi sulla camera e per quale motivo? La curiosità invece è: quando inquadro uno schermo oppure una lampada, perché mi capita di vedere le immagini che sfarfallano? Restando nella curiosità, se avete seguito bene, potete intuire la risposta. Guardate questa clip ed ora guardate l'altra clip. Guardate lo schermo ora
e guardatelo con differenti impostazioni. In due clip avrete visto il classico sfarfallio in inglese detto flickering, mentre nelle altre due clip avete visto l'immagine perfetta, lineare, pulita. Questo perché ci troviamo in Italia. Abbiamo detto che in Italia la frequenza presente nella rete elettrica è di 50 Hz. Quindi nelle clip senza sfarfallio, senza flickering, la camera era impostata in 4K a 50 fps come gli Hz della corrente. Mentre nelle clip con il flickering fastidiosissimo, la camera era impostata a 60 fps. Ed ora attenzione! Da questa fantastica slide capite benissimo che all'interno di un secondo di video ci deve essere lo stesso numero di foto, quindi di fps, della frequenza, ovvero degli Hz presenti all'interno della nostra rete elettrica. Se qua avessimo 60 foto, quindi 60 fps, con una frequenza di 50 Hz, si sballerebbe appunto la frequenza tra le foto e gli Hz, facendo nascere quel fenomeno fastidiosissimo del flickering. Arrivati a questo punto, vi meritate un premio, quindi entriamo nel vivo del video. Con l'ultima slide, la quinta di 5, promesso. Seguitemi perché questo è il grafico più interessante, serve anche per rispondere alla domanda: ma Francesco, come imposti la camera? Questi numeri che vedete di diversi colori sono tutte le possibili combinazioni di FPS da impostare all'interno della nostra camera. Per fare un esempio pratico, in relazione alla risoluzione abbiamo tutti questi numeri che sono gli stessi che avete appena visto. Ma perché li ho suddivisi in gruppi di diversi colori? 24 che è l'esatta metà di 48, 25 che è la metà di 50, 50 la metà di 100 e 100 la metà di 200. 30 la metà di 60, 60 la metà di 120 e 120 la metà di 240. Prima cosa, se ci troviamo in Europa con 50 Hz, sia se utilizziamo 50 fps o 25 fps, non avremo l'effetto flickering, perché 25 è la metà esatta di 50, quindi non si sballa la frequenza. Per gli stessi motivi, se ci troviamo negli Stati Uniti con 60 Hz, possiamo utilizzare 60 fps o 30, perché appunto 30 è la metà di 60. Ma oltre a questo motivo puramente tecnico, perché scegliere un numero piuttosto che un altro? 24 ed in pochissimi casi 48 sono i frame rate utilizzati nel cinema. Questa impostazione si utilizza da oltre 100 anni, non è stata ancora cambiata per diversi motivi. C'è addirittura chi sostiene che un motivo potrebbe essere economico, perché un film girato a 24 fps occupa esattamente la metà di un film girato a 48 fps. Dal mio punto di vista credo poco a questa tesi, mentre penso più verosimile il fatto che avere 24 foto all'interno di un secondo di video significa avere anche degli spazi vuoti tra una foto e l'altra, spazi che rendono la visione cinematografica, ovvero un tipo di visione che siamo abituati a vedere da 100 anni a questa parte. Che poi 24 non sono, ma sono 23,976, ma è poco rilevante. Spostandoci a 25 standard europeo e 30 standard americano, possiamo dire che i nostri video con queste impostazioni avranno una visione pressoché simile a quella cinematografica. Ma allora perché a volte utilizziamo questi FPS? Rispondo a questa domanda con un esempio. Guardate la mia mano, se io la muovo a destra e a sinistra in maniera abbastanza veloce, voi cosa vedete? Vedete un'immagine scalettata con un leggero effetto scia. Questo perché il video che state vedendo è stato impostato a 25 frame al secondo, ovvero all'interno di un secondo ci sono 25 immagini. Se io l'avessi impostato a 50 frame al secondo, quindi il doppio delle immagini, il doppio dei fotogrammi, il movimento della mano sarebbe stato meno scalettato e più fluido. Ma allora perché non utilizziamo sempre 48, 50 o 60 frame? Utilizzare un numero elevato di frame renderà sicuramente il nostro video più fluido, soprattutto in situazioni action, in situazioni di movimento. Ma al tempo stesso, dato che l'occhio è abituato ai frame rate del cinema, il nostro video risulterà più amatoriale e meno cinematografico. Ma dato che noi siamo in democrazia, perlomeno voglio crederci, possiamo fare quello che più ci piace. Infatti, se guardate questi video pipponi, sono stati girati tutti quanti a 25 fps, mentre i video sopra la moto, quindi che riguardano azioni in movimento, li giro a 50 fps. Dico questo perché personalmente amo avere una buona fluidità, soprattutto quando all'interno del video abbiamo molte scene in movimento. Ho fatto infinite prove cambiando tutti i parametri, alla fine il risultato mi piace, voi ci dite che i nostri video sono di ottima qualità, quindi ce ne sbattiamo altamente dell'effetto cinematografico e andiamo avanti
è la nostra strada. Battute a parte, ad onore del vero bisogna dire che ultimamente alcune pellicole sono state girate a 48 fps perché il film aveva tantissime scene in movimento. E per chiudere il discorso sugli fps, vedete questo riquadro giallo, all'interno trovate il numero di fps utilizzati per creare video, mentre all'esterno trovate gli fps per creare gli slow motion. Al raddoppio degli fps si raddoppia lo spazio occupato all'interno delle nostre schede di memoria. Raddoppiando gli fps si perde un po' di qualità dell'immagine perché i dati da immagazzinare sono tantissimi. Per elaborare le clip avrete bisogno di un computer performante. Ed infine, per ovvi motivi, avrete bisogno di una camera che riesce a tirar fuori delle clip di qualità. Ma perché mi sono soffermato sulla parola qualità? In un commento mi è stato chiesto: ma Francesco, perché i video pipponi hanno una qualità superiore rispetto ai video che fai sopra la moto? Nei video pipponi utilizzo camere come questa, mentre sopra la moto utilizzo camere come questa. Per avere una maggiore qualità la strada è semplice e univoca. Bisogna avere un sensore grande, che è quel rettangolo che vedete, meglio se ancora più grande. Ma tutto questo cosa comporta? Un'ottica grande e un'ottica ancora più grande. Viste di profilo riusciamo a capire bene le proporzioni, al tempo stesso che si fa fatica ad attaccarle sul casco o semplicemente sulla moto. Poi c'è anche un altro dato fondamentale: i dati immagazzinati sono talmente tanti che il processore che è all'interno, per quanto super performante, non riesce a gestirli per stabilizzarli. E sopra la moto, ma anche in altre situazioni action, sappiamo benissimo che la stabilizzazione è fondamentale. E tutto questo mega stragalattico pippone per arrivare a lei. Ma seguitemi che vi spiego tutto, perlomeno ci provo. Lo so che non ho mantenuto la promessa perché vi avevo detto che era l'ultimo grafico e per questo vi chiedo scusa. Però seguitemi un attimo, noi cerchiamo sempre una qualità migliore. Per averla bisogna avere un sensore più grande e più performante. Il sensore più grande porta una dimensione maggiore e quindi pesi superiori. Il sensore più grande e più performante porta una minore stabilizzazione. Quindi, per chiudere il cerchio, gli ingegneri, i progettisti devono trovare il giusto compromesso per realizzare la migliore action cam. Capito questo, la dimensione del sensore della S-Pro è identica a quella della S-Pro 2. Parliamo di 1/1/3. Che per un action cam già è tanta roba. Dal mio punto di vista siamo al limite con la dimensione del sensore. Mettere un sensore più grande significa aumentare l'ottica, significa aumentare la dimensione del corpo macchina, significa aumentare i pesi. Tutte cose che cozzano contro l'utilizzo per cui un'action cam è pensata. Ma allora, alla fine, qual è stata la sfida dei progettisti per realizzare il nuovo modello? Partiamo dall'obiettivo, guardate la linea rossa. La vecchia ha gli angoli arrotondati, mentre la nuova ha gli angoli smussati. Questo sicuramente per avere una migliore presa, poter girare il coprilente e rimuoverlo, mentre nella vecchia versione era fisso. Nel dettaglio ecco come si presenta la camera senza coprilente, mentre nella parte interna troviamo un o-ring che funge da guarnizione. Quindi installazione semplicissima: la prima parte ruota senza attrito ma già il coprilente è bloccato, poi arrivano i fermi metallici, la frizione diventa ovviamente più dura ma il coprilente risulta super stabile. Finalmente hanno adottato questa soluzione che troviamo in tante action cam, perché in situazioni complicate con sassi e ghiaia può capitare di rompere il coprilente. In questa maniera con 2 secondi possiamo sostituirlo, mentre nella vecchia camera bisognava mandarla in assistenza. Scendendo in profondità, ovvero sull'ottica, entrambe sono state realizzate in collaborazione con Leica, brand che non necessita assolutamente di presentazione per gli amanti della fotografia. Ma nella nuova versione hanno migliorato la messa a fuoco da vicino e soprattutto sono riusciti ad allargare il FOV a 157 gradi. E su questa cosa molto importante ci torniamo. Scendendo invece ancora più in profondità, ovvero dietro l'ottica, in relazione al super grafico troviamo un sensore di nuova generazione che supporta fino a 13,5 stop di gamma dinamica in 8K. Dicesi gamma dinamica è il rapporto tra il punto più chiaro e quello più scuro di un'immagine, dal nero più profondo al bianco candido. Praticamente, ragazzi, per farvela molto semplice, quando all'interno del nostro riquadro visivo abbiamo una parte molto scura e una parte molto chiara, avere una buona gamma dinamica significa riuscire a vedere bene la parte scura e la parte chiara. Ma ricordatevi che la gamma dinamica dell'occhio umano è superiore e di molto rispetto alle migliori camere presenti in commercio. Però 13,5 stop e stop come si misura la gamma dinamica per un action cam è tanta roba. Infatti, aggiungo finalmente, per tutto il pippone introduttivo che vi ho fatto, questa camera riesce a registrare in 4K a 60 fps in HDR. Ma per gestire tutte queste informazioni arriviamo alla vera innovazione di questa camera. So che vi considerate un po' il furio della situazione, ma tutto il cappello introduttivo che vi ho fatto
ora trova una risposta. Nel senso che i progettisti per realizzare le migliori action cam devono sempre fare i conti con queste variabili. E nella Espro 2 hanno fatto una cosa mai fatta prima su un action cam. Ovvero hanno aggiunto un secondo chip per elaborare le immagini che lavora in sinergia con il primo. Così avremo un nuovo sensore di seconda generazione, doppio chip per elaborazione immagini, potenza di calcolo più 100%. Questo porta più qualità, più stabilizzazione, stessa dimensione. Tutto per migliorare già un'ottima action cam. Ora veramente spero che possiate perdonarmi per il lunghissimo pippone introduttivo, ma era tutto per arrivare qua. Disporre di un'enorme potenza di calcolo significa soprattutto avere una migliore qualità con le basse luci. Vi lascio un confronto tra la Espro 2 e una classica action cam. Ora infatti troviamo anche i 4K a 60 fps in HDR con la funzione Pure Video. Questo aumento importante di potenza di calcolo deve ovviamente anche essere alimentato. Le batterie tra la prima e la seconda versione sembrano essere identiche esteticamente, ma la Espro 2 ha 1800 mAh contro i 1650 della Espro. La Espro 2, come la X4, può essere utilizzata come power bank con la ricarica inversa. Possiamo come sempre selezionare la percentuale residua della Espro 2 e avviare la ricarica. La batteria ha 180 minuti di autonomia e con la ricarica rapida porta la videocamera all'80% in soli 18 minuti. Dispone inoltre della modalità Endurance che aumenta la durata della batteria del 50% rispetto alla Espro, ma solo in modalità 4K 30 fps o 1080 24 fps. Ma un'altra novità che a me è piaciuta veramente tantissimo la troviamo sempre nella parte frontale, ovvero questa griglia qua. Guardate il funzionamento perché è molto semplice, anche ergonomica. Basta spingere verso l'esterno, c'è una sorta di slitta e possiamo togliere il nostro filtro antivento. Provo a mostrarvelo nel dettaglio. Eccolo, nella parte interna c'è quella sorta di spugna classica per rimuovere appunto i rumori provocati al vento, mentre questo è il dettaglio della camera senza il filtro inserito. Ma all'interno della confezione troverete anche questa cover, si aggancia nella stessa maniera, che va utilizzata quando immergerete la camera in acqua perché la Espro 2 è impermeabile fino a 12 metri. Ma al riguardo abbiamo un'altra chicca perché hanno migliorato l'algoritmo. Basta andare nel microfono, abbiamo tre diverse opzioni: riduzione al vento, enfasi voce per mettere in risalto la voce nei vlog e addirittura stereo per quando registriamo la musica. Altra cosa interessante, nella Espro lo schermo era 2,4 pollici mentre ora l'hanno portato a 2,5 pollici. Inoltre c'è stato un aumento del 70% della densità dei pixel e un più 6% di luminosità. Ma guardate questa chicca, vi metto i miei occhiali polarizzati. Per quanto riguarda lo schermo della Espro non si vede nulla, mentre della Espro 2 si vede abbastanza bene. Per quanto riguarda i menu sono molto simili, sempre con lo swipe dall'alto verso il basso. Abbiamo due pagine di comandi rapidi, come potete vedere non sono proprio gli stessi perché hanno inserito la batteria Endurance e questo tastino qua. Ottimizza la stabilizzazione subacquea e la correzione della distorsione per garantire filmati più realistici e naturali. Nella seconda schermata, sempre in basso a destra, troviamo il tasto delle impostazioni, non proprio identiche ma comunque molto simili tra la prima e la seconda versione. Torniamo indietro, swipe sinistra verso destra, in entrambi i casi carichiamo le nostre clip, swipe dal basso verso l'alto, carichiamo le nostre impostazioni e qua potete vedere 4K a 50 frame HDR on, mentre qua 4K a 50 frame HDR spento. Dobbiamo portarlo a 30
per attivarlo. E onestamente preferisco la nuova schermata. Stessa cosa, ci spostiamo in 8K, arriviamo a 24 frame, mentre qua in 8K arriviamo a 30 frame. Torniamo indietro, swipe da destra verso sinistra, anche di qua. Le impostazioni sono le stesse, ma nella S Pro 2 troviamo l'anti-flickering. Ricordatelo perché vi devo dire una cosa a riguardo. Nella parte anteriore lo schermino è praticamente identico, le informazioni sono le stesse, con l'unica differenza che qua il LED è incassato, mentre qua, se vedete, è esterno. Forse si riesce a capire la differenza. Entrambi gli schermi sono flippabili anche a 180 gradi. La 2 ha un aumento del 100% durante i test di piegatura. Il sistema di ancoraggio è rimasto lo stesso, quindi possiamo intercambiare i nostri supporti. Hanno migliorato l'apertura dello sportello laterale anche per il piccolino che riguarda le schede SD e la ricarica. Nella prima versione bisogna tirare verso il basso, c'è una sorta di molla che lo riporta in posizione. Nella nuova versione hanno inserito questo tastino di sicurezza, bisogna premerlo e spingere verso il basso. Non c'è più quella molla che lo fa tornare in posizione, ma quando noi lo facciamo tornare in posizione, sentite questo click. Dal mio punto di vista molto più sicuro. Anche lo sportello laterale piccolino leggermente migliorato, sentite, mentre nella prima versione era leggermente meno agevole. E comunque in entrambi i casi si sgancia lo sportellino, anche nella 2, per inserire l'adattatore del microfono lavalier, ovvero questo che rimane identico per entrambe le camere, si inserisce in maniera molto molto semplice. Eccolo qua ragazzi. L'altra grande novità sono i FOV, ovvero l'angolo di ripresa. Nella vecchia ne avevamo 4, mentre nella 2 ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'action, il più ampio, nella 2 abbiamo visto che arriva fino a 157 gradi. Poi nella precedente avevamo l'ultra, mentre nella nuova hanno finalmente aggiunto la mega. Ora ci spostiamo in un viale alberato perché con la mega si riesce ad avere un ottimo angolo di visione, ma l'algoritmo riesce a togliere quasi completamente quell'effetto bolla provocato appunto dal grandangolo. Poi c'è l'ultra, il D-Warp in entrambi i casi. Hanno inserito il lineare. Praticamente con questo non esiste la minima distorsione. Nella precedente c'era l'horizon lock, mentre ora abbiamo due differenti FOV di horizon lock, il primo a 45 gradi e il secondo a 360 gradi. Che significa? Significa che se noi avviamo la registrazione, anche facciamo ruotare la camera di 360 gradi, non cambierà nulla. Un'altra novità interessantissima sono le statistiche direttamente dallo smartphone. Apriamo Insta360, accendiamo la camera, colleghiamola, accela wifi, andando nelle impostazioni scorriamo in basso, statistiche delle attività. Si apre questa schermata, noi l'avviamo, avviamo la registrazione. Ovviamente compare questo messaggio: impossibile accedere ai file della videocamera. Ho capito. Poi alla fine del nostro giro possiamo interrompere la registrazione, fermare la registrazione ed avere direttamente all'interno della nostra clip tantissimi parametri tipo la velocità, il percorso, l'altitudine, addirittura l'accelerazione G, eccetera eccetera. Altra curiosità interessante, se andiamo su Esplora, sotto creativo, possiamo togliere il selfie stick. Usiamo il modello, ovviamente andiamo a prendere una clip dove ho utilizzato il selfie stick. Se guardate, l'intelligenza artificiale ha cancellato il mio selfie stick. Ora se ci mettiamo a giocare con l'app e l'intelligenza artificiale, facciamo giorno anche perché fuori si è fatto notte. Questo pippone era solo per portarvi a conoscenza della nuovissima camera di Insta360 che sarà disponibile dal 22 ottobre. Ovviamente vi ho mostrato le che a noi interessano di più per l'utilizzo che ne facciamo rispetto al precedente modello. Ci sarebbe da parlare anche dei nuovissimi profili colore Leica, ma poi questo diventerebbe un video pippone Pro, della qualità delle foto in quanto siamo arrivati a 50 megapixel, del fatto che possiamo collegare dei microfoni esterni wireless per avere un audio spettacolare. Vi lascio la lista delle compatibilità, oltre a diversi brand di auricolari dei nostri caschi con addirittura audio a doppia traccia, la nuovissima modalità che trasforma la nostra Ace Pro 2 in una dashcam e addirittura un nuovo time code per sincronizzare senza problemi diverse camere. Comunque, come sempre, dopo aver parlato tantissimo, passiamo finalmente dalla teoria
alla pratica. Voglio mostrarvi effettivamente come si comporta la nuovissima Estro 2 su strada. Là in fondo c'è Corridonia. Il fondo stradale non è il massimo, ho le sospensioni settate su Dynamic, quindi testiamo anche la stabilizzazione impostata, ricordo, come media. Lascio la camera accesa perché qua abbiamo una zona in penombra, così vediamo anche la camera come si comporta. Mi vedete un po' più veloce del solito perché vado scarico e questa strada la conosco veramente a memoria. Qua proprio contro sole pieno, poi vediamo tutti insieme nel montaggio appunto come è riuscita a distribuire l'esposizione, il bilanciamento del bianco, eccetera eccetera. Come sono gli slow motion? E soprattutto nelle condizioni più difficili, ovvero al tramonto, quando la luce scende. Per chiudere il clipone in maniera seria bisogna dire che questi sistemi di codifica con l'avvento del digitale terrestre non vengono più utilizzati in tantissimi paesi del mondo. Quello che rimane però sono i 50 fotogrammi al secondo, i 60 in relazione ai paesi. E che entrambe le Espro hanno un sistema di antisfarfallio, lo trovate nelle impostazioni, impostazioni di immagine, antisfarfallio. Se lo impostate in maniera automatica funziona abbastanza bene, ma ricordatevi che quella meccanica funziona sempre meglio. Anche questo video pippone l'abbiamo portato alla fine, ho sorvolato un po' sulle impostazioni, ma il mio intento era farvi vedere le macro differenze tra la Espro e la Espro 2. Come sempre sapete che cerco di avere il miglior codice sconto per voi che vi trovate all'altra parte, ma qua parliamo di una camera al lancio, quindi l'unica cosa che posso dirvi è che verrà presentata al prezzo di 449 euro contro i 479 della prima Espro. Detto questo, iniziamo a fare largo per preparare il nuovissimo video super pippone. Ciao ragazzi, come sempre, se il video è stato interessante lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video super pippone.